Ragazzi, ecco il video in cui vi dovrei spiegare cosa sta succedendo, ma in realtà ancora non lo sappiamo bene neanche noi. Comunque, andiamo per ordine. Come sapete, io ho avuto il Covid nel mese di gennaio. Sono stato abbastanza bene, voglio dire, non ho avuto grossi problemi. Nel post-Covid invece ho avuto grosse difficoltà a livello di tosse, stanchezza fisica che non riuscivo a stare in, diciamo, in forma tra virgolette per più di 2-3 ore e poi dovevo tornare a casa che ero distrutto. E quindi la mia dottoressa, il medico di base, si è un po' allarmata, ha detto: "Hai i sintomi della polmonite da Covid nel post-Covid?" È una cosa che è molto strana. E comunque mi ha dato una cura che praticamente è la stessa identica cura che si fa quando si hanno le polmonite da Covid durante il Covid, durante la positività. Quindi va bene, faccio questa cura, la tosse cala notevolmente, il naso rimane un pochettino, sentite pure ora, c'ho la voce un po' nasale, ancora non è che sia definitivamente liberato, però va bene. Ovviamente mi dice: "Fatti una TAC." Ah, me lo chiudo il vetro. "Fatti una TAC." Mi faccio la TAC e la TAC dà un responso. Ci sono dei linfonodi reattivi e dei noduli nei polmoni, nei miei polmoni. Alcuni da 9 mm, altri da 18 mm, alcuni di forma regolare, alcuni di forma irregolare. Ora, la TAC come responso, non è che il ragista, diciamo, ha fatto un'analisi definita, tant'è che mi ha detto si consiglia di fare una PET-C, che dovrebbe essere una TAC un pochino più incisiva, tridimensionale. Ora io non so spiegarvi bene cos'è la PET-C, ma comunque è un'analisi, sono dei raggi un pochino più invasivi, si usano spesso in oncologia per poter determinare poi la natura di questi noduli, se diventeranno o meno tumorali, se sono tumorali o meno, benigni o maligni. Quindi finché io non farò questa PET non saprò effettivamente che strada prendere. Il chirurgo toracico dovrà visitarmi mercoledì. Nel frattempo ho fatto una visita dal pneumologo. Il pneumologo mi ha fatto respirare, mi ha detto: "Grossi problemi non ne sento, problemi respiratori non ne sento a livello polmonare, anche perché io non fumo da 11 anni." Ho detto: "Però certo, vai dal chirurgo toracico e non prendere sotto gamba questa cosa qua, perché comunque i noduli ci sono e dobbiamo accertarne la natura, no? O l'evolversi." E quindi io dovrò andare a fare questa visita, poi la PET-TC, e nel caso il chirurgo volesse sapere bene cosa c'è che non va, o se c'è qualcosa che non va, puoi fare una biopsia dei tessuti. Come si fa la biopsia dei tessuti? Spesso si inserisce in stato di sedazione, quindi ti addormentano, ti fanno l'anestesia, che poi sia un day hospital dopo 2 giorni, comunque non è un'operazione chirurgica, ti fanno un'anestesia e in 2 ore dovresti aver finito tutto e andare a casa. Ti inseriscono una sonda nelle cavità orali, quindi credo il naso, o la gola, o il naso, la trachea, o non lo so se attraverso il naso o attraverso la trachea, non lo so. E inseriscono questa telecamerina e la seguono con una sonda, con una TAC, diciamo, no? Come fosse una sorta di ecografia. Avete visto quando con l'ecografia voi vedete la pancia della donna incinta o del cane, se fate l'ecografia al cane? Loro seguono questa sonda, quando arriva davanti al nodulo, estraggono la telecamera dal tubo di guida e inseriscono un attrezzo a pinza, quindi esce questa pinza, pizzica il nodulo e ne strappa un pezzettino di tessuto per poi analizzarlo al vetrino e capire di che genere è. Ora, qualcuno dice che questi noduli ce l'hanno un 15-20% della popolazione italiana, che non se ne accorgerà mai. Perché? Perché non fanno le analisi come ho fatto io,
per il post-covid, nel senso io grazie al post-covid che mi ha dato questi problemi ho fatto una TAC e sono venuto a conoscenza di questi noduli. Ora, molto probabilmente questi noduli si sono creati proprio a causa del covid, quindi a causa di una polmonite da covid, e quindi io ovviamente non ho avuto l'Omicron, ma sicuramente ho avuto la Delta, e quindi mi ha attaccato a livello polmonare. Questa polmonite ha provocato queste lesioni, ovviamente i linfonodi attaccati da una carica da qualcosa di virale hanno reagito e i linfonodi reattivi si sono diciamo infiammati, ingrossati, perché c'è stato questo attacco, no? Oppure ce l'avevo già e grazie al problema del Covid me ne sono accorto. Diciamo che le attrezzature odierne permettono alle TAC di rilevare questi noduli di 4, 6, 8, 9 mm, piccolini diciamo, e micro linfonodi, cosa che fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile. Quindi noi dobbiamo capire, questo dicono gli scienziati del settore, che questi noduli la popolazione l'ha sempre avuti, non se ne è mai accorta, perché semplicemente non venivano neanche rilevati di queste grandezze, perché quando si parla di tumori si parla di noduli ben oltre i 3 cm, normalmente si estraggono masse tumorali di 11, 12, 9 cm, 10 cm, qui invece si parla di pochi millimetri. Ma che cos'è che batte, Adriano? Tutto. E quindi diciamo che alla fine qualsiasi cosa sia, seppur dovesse essere un qualcosa di brutto, perché poi al limite diventerebbe brutto, perché attualmente è un nodulo che potrebbe diventare un tumore o potrebbe non diventarlo mai, si potrebbe riassorbire o potrebbe rimanere fermo lì senza muoversi e senza crescere. Questo però allo stato attuale non lo possiamo dire, dobbiamo fare tutti questi accertamenti. Quindi nella migliore delle ipotesi io ho dei semplici noduli, e nella peggiore delle ipotesi, proprio nella peggiore delle ipotesi, mi dovrò operare per asportare un tumore ai polmoni. Quindi questo era il motivo per cui sono un pochettino distratto in questi giorni, perché comunque canalizza, voi capirete che canalizza un po' i pensieri, anche se sono attualmente abbastanza sereno perché non ho avuto nessuna risposta negativa. Ovviamente nel momento in cui avrò una risposta allarmante sicuramente mi allarmerò pure io. Per il momento cerco di stare calmo ed essere positivo, perché potrebbe essere tutta quanta una bolla di sapone. Però diciamo che c'è la preoccupazione anche perché io ho subito la perdita di mia mamma quando ero bambino per lo stesso motivo, quindi essendoci stato un caso in famiglia di tumore ai polmoni, è vero che è successo nell'81 quando le cure tumorali erano praticamente zero, oggi è tutta un'altra cosa, oggi addirittura ci sono dei medicinali che si assumono e intaccano direttamente le cellule tumorali ai polmoni, ci sono delle analisi e degli screening particolarmente efficienti e delle cure particolarmente efficienti, quindi si è ridotto di molto il problema, anche perché diceva questo scienziato nell'uomo si sta riducendo la morte per tumore ai polmoni perché molti meno uomini fumano negli ultimi 20 anni, mentre nelle donne è aumentato perché negli ultimi 20 anni molte più donne fumano, quindi è aumentato del 30% la mortalità nelle donne, è diminuita invece negli uomini, quindi è direttamente correlato al fumo di sigaretta. Io fortunatamente non fumo da 11 anni, quindi già è una cosa che stiamo togliendo quel discorso là. Comunque poi vi terrò informati, questo era giusto per farvi capire lo stato attuale, che sì, sto bene, nel senso che non ho la febbre, non zoppico, non ho un braccio rotto, però potrei stare male anche se fuori non sembra, purtroppo questi sono
questo maledetto male, speriamo che non sia, ma questo maledetto male purtroppo è subdolo, è silenzioso, è terribile, perché quando esce fuori è, purtroppo spesso è troppo tardi. Fortunatamente me ne sono accorto, sempre se dovesse essere quella cosa là, me ne sono accorto in tempo, diciamo proprio agli inizi, al nascere, e non dovrebbe esserci problemi, tant'è che una dottoressa anche in Germania, mia nuora, ha chiesto a una dottoressa dove lavora lei alla clinica, e gli ha detto la dottoressa: guardi, ci gli dica al suo suocero che tranquillamente, anche se fosse la cosa più brutta, in questo caso, parlando di una massa di 9 mm, di una massa, non è una massa ancora, è un nodulo, quindi non è una massa, dovendo essere una cosa da 9 mm, stiamo parlando di un qualche cosa di facilmente risolvibile, non ci sono problematiche del caso, perché comunque si risolve, e si risolve al 99% in maniera definitiva, quindi credo che si risolverà così. Io sono fiducioso che sia una cosa venuta dal Covid, perché io ho avuto una problematica post-Covid, quindi credo che queste lesioni siano nate dal post-Covid. Vediamo, non lo so. Va bene, ragazzi, vi volevo rendere partecipi, oltre che delle risate, anche delle cosettine un pochino più serie. Ormai si crea una community, quindi è una sorta di comitiva virtuale, quindi che poi parlarne secondo me fa anche bene, cioè si esorcizza anche la tensione, no? La paura tra virgolette si esorcizza, perché ne parli in maniera naturale, come se fosse, ah sai, mi ha preso il raffreddore, quindi già parlarne, già scambiando idee, cose, perché comunque il post-Covid ha creato molti noduli di questo tipo. Quindi diciamo che non è una cosa singola per me, è una cosa molto diffusa, e vediamo se effettivamente dipende da quello o meno, oppure che sia un semplice nodulo che sta là e rimarrà là, magari ogni tanto gli diamo una monitorata, no? Ti dico, una volta ogni 2 anni uno va lì, si fa una TAC, giusto per. E nel frattempo non ci pensiamo. Vi tengo aggiornati, mercoledì faccio questa visita, poi seguirà un video in cui vi spiegherò cosa ha detto la PET-TC, se vado a Roma, se vado a Napoli, non lo so, molto probabilmente vado a Roma, ho idea, la mia idea è di andare a Roma in alla chirurgia toracica dell'Umberto I, e quindi farò il ricovero là, e se dovrò fare l'intervento ai polmoni o comunque queste analisi di biopsia le farò a Roma, e quindi poi ci vediamo. Ok ragazzi, grazie di seguirmi, grazie di avermi ascoltato anche per le cose meno simpatiche come questo video, e il mio invito è sempre quello di iscrivervi al canale, di supportare il canale, per far sì che riusciamo a crescere un pochino di più, no? Perché siete molti che mi seguite, ma l'80% di voi che mi seguite non siete iscritti. Ma che ci vuole? Cliccate iscriviti su YouTube, fatevi un'email, registratevi su Google se non siete registrati, perché registrarsi sui canali interessanti di YouTube è sempre bello. Createvelo un profilo Google e iscrivetevi ai canali che voi ritenete più interessanti o che vi fanno passare 10 minuti di simpatia. È gratis per voi, non vi costa nulla, però date una grossa mano a chi passa le giornate a raccontarvi sì le cazzate, però che poi vi tiene così a cuore da raccontarvi anche le cose un pochettino più serie, un pochettino più intime. E un vostro ringraziamento, che a voi non costa nulla, è un click con scritto iscriviti e mettere magari un bel like al video per far crescere e per dare un senso a tutto questo. Ragazzi, buona domenica e ci risentiamo presto, spero con buone notizie.